Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi tratteremo l'argomento di Alexander Neil, un altro grande pedagogista che operò nella prima metà del Novecento di origine scozzese. Neil nacque nel 1883 in Scozia da una famiglia vecchio stampo, quindi una famiglia molto severa, una famiglia che basava tutto, diciamo, l'educazione e appunto lo stile educativo del figlio sul successo scolastico, sulla disciplina, sull'essere severi e sul conseguimento di tanti risultati, e quindi su una serie di divieti e di costrizioni che vedevano spesso finire in punizione questo ragazzo nel momento in cui non aveva i successi che doveva raggiungere. Neil, da molto giovane, dopo aver fatto lavori come fattorino e impiegato, diventa maestro nella scuola del padre, ma poi si iscrive all'università e si laurea in letteratura inglese. Poco dopo ottenne il suo primo incarico di dirigente scolastico a Gretna Green, che era un villaggio scozzese, ma qui si rese ben presto conto che il sistema scolastico tradizionale era un completo fallimento, perché era basato sulla severità, sulla disciplina, sul in qualche modo omologare i ragazzi e portarli e modellarli ad una sorta di conformismo che non poteva permettere l'uscita e la fuoriuscita appunto della vera personalità dei ragazzi stessi. Egli riteneva invece che il fine dell'educazione fosse duplice e da una parte doveva essere la conoscenza di se stessi e la realizzazione della propria personalità e dall'altra invece la realizzazione della propria libertà. Il pedagogista scozzese ebbe moltissime influenze nel suo pensiero pedagogico e diciamo che i massimi pensatori che lo influenzarono e ne condizionarono anche il pensiero furono tre: Rousseau e i due psicanalisti, Freud e Adler. Neil, come Rousseau, parte dal presupposto che la natura dell'uomo sia essenzialmente buona e, partendo appunto da questo presupposto, tende anche al bene e all'equilibrio. Però ogni tentativo da parte dell'adulto di intercedere in questa crescita del bambino con delle imposizioni, con dei divieti, con delle costrizioni, con delle punizioni, non fa che alterare questo equilibrio e quindi deviare questa tendenza verso il bene fino a provocare nel bambino una forte infelicità, un forte senso di insoddisfazione e che possono portare fino anche alla fuoriuscita di nevrosi. Quindi fondamentalmente Neil vede i bambini come buoni, ma messi diciamo nelle mani di genitori tra virgolette cattivi, e quindi genitori che impongono troppi divieti, troppe costrizioni, come dicevo, e troppe punizioni, fa sì che questo generi in loro una profonda insicurezza e un profondo malessere, e soprattutto creano una sorta di dipendenza negativa, in quanto il bambino si renderà conto che in qualche modo questi comandi e questi pensieri degli adulti siano tra virgolette migliori rispetto a quello che vorrebbe fare lui di partenza, e quindi creano un senso di inferiorità proprio nella mente del bambino. Causano anche reazioni aggressive, in quanto spesso il bambino si sente costretto in questi comandi e quindi alla fine in qualche modo devia, perché va contro quello che gli viene imposto dai genitori, e di conseguenza scaturiscono anche sentimenti di odio e soprattutto vissuti di angoscia causati spesso da divieti che sono esagerati o ingiustificati e che comportano l'inibizione delle pulsioni naturali del bambino. Qui esce proprio forte l'influenza dei due psicanalisti, sia Adler che Freud, in quanto questi sentimenti di odio, di inferiorità, frustrazione portano il bambino a inibirsi, portano il bambino a vivere di sensi di colpa, quindi a generare questi sensi di colpa che lo fanno stare male e che lo spingono quindi in qualche modo a indossare costantemente una maschera a sfavore della propria personalità, e quindi facendo uscire una personalità tra virgolette socialmente più accettata e priva di quelli che sono quegli imbarazzanti sensi di colpa che fanno continuamente venire fuori questi genitori. Neil con Adler condivide principalmente il discorso che la personalità sia strutturata intorno al principio di potere, e questo vuol dire che un soggetto si sente male ed è frustrato quando è limitato nel poter valorizzare ed esprimere la propria personalità, proprio perché non si sente né valorizzato né stimato. L'individuo soffre quindi molto di questa situazione di inferiorità e spesso, proprio per cercare di evadere da questa situazione che lo vede così costretto, lo vede stare così male, si rifugia in un mondo immaginario. Quindi Neil riprende da Adler proprio tutti i suoi studi e tutti i suoi pensieri sugli effetti negativi che ha questo tipo di educazione sulla mente dei bambini. E Neil quindi fa tesoro proprio di questa esperienza, di questi studi di Adler, cercando di non giudicare i fanciulli, cercando di venirgli incontro, rispettando quello che è proprio il loro essere senza imporgli nulla.
Mentre Freud riteneva che alla base delle nevrosi ci fosse proprio il reprimere il principio del piacere. Neil fa suo questo insegnamento di Freud e mira a liberare i ragazzi e i bambini dal tabù della sessualità, facendogli vivere appunto la sessualità nella maniera più libera possibile. Perché se i ragazzi vivono nella maniera più libera e senza condizionamenti, quindi senza divieti o sensi di colpa, la propria sessualità, possono non sviluppare atteggiamenti morbosi appunto nei confronti del sesso e di conseguenza non attuare comportamenti antisociali, sviluppando delle nevrosi che potrebbero portarli a stare molto male. Quindi il presupposto dal quale parte Neil è proprio la libertà del fanciullo, la libertà che gli serve per costruire la propria personalità e cercare di vivere una vita più felice possibile. Neil diventa proprio uno dei massimi esponenti di quella che è la pedagogia non direttiva, fondando una scuola che al tempo ebbe anche molto successo, una scuola di nome Summerhill. Questa scuola viene descritta molto bene nel libro Summerhill, un'esperienza educativa rivoluzionaria del 1960, dove in qualche modo viene raccontata proprio la giornata tipo e come è strutturato questo tipo di scuola così libertaria. Questa comunità ospita ragazzi che vanno dai 5 ai 16 anni e funziona un po' come le scuole nuove del tempo, quindi cercando di sfruttare tutti quelli che sono gli spazi esterni più ampi e attraverso dei laboratori come officine, laboratori di artigianato, di cucina, eccetera, dove i ragazzi possono giocare e lavorare. Il proposito più importante all'interno di questa scuola da parte di Neil è quello di cercare di formare persone che siano in grado di vivere il mondo in maniera intellettuale, in maniera artistica e soprattutto in maniera emozionale, e che lo debbano fare in maniera autonoma, in maniera indipendente, quindi senza condizionamenti, soprattutto da figure genitoriali ingombranti e per tutti i discorsi che abbiamo fatto prima sulla negatività dell'influenza dei genitori sulla mente dei bambini. Un'altra cosa molto importante per Neil è che l'educazione deve adattarsi alle necessità di ogni singolo fanciullo, senza però avere l'obbligo di moralizzare nessuno o senza avere l'obbligo di socializzarlo precocemente. Anche perché se il bambino non cresce nel rispetto della propria libertà, in qualche modo vivrà negativamente questa cosa e non crescerà come adulto felice. Quindi deve essere assolutamente evitato qualsiasi tipo di educazione moralistica o religiosa che possa in qualche modo alimentare o indurre dei sensi di colpa nel bambino, perché poi l'unica conseguenza di questo risulterebbe la sottomissione al pensiero di qualcun altro e la non realizzazione della propria personalità. Non devono esistere forme di costrizione per quanto riguarda l'apprendimento, quindi ogni attività è in qualche modo scelta dagli alunni stessi, proprio in questo clima di pedagogia non direttiva, e l'insegnante non imporrà assolutamente nessun tipo di lezioni, ma fungerà da facilitatore, cioè aiuterà, qualora richiesto, l'alunno a raggiungere i propri obiettivi che esso stesso si è posto. Non esistono obblighi di frequenza, però il fatto che magari un alunno si assenti tanto spesso poi in qualche modo lo fa uscire dal gruppo, e quindi è importante comunque che il gruppo sia sempre attivo e ogni membro ne faccia parte portando la sua esperienza, perché ognuno è importante proprio all'interno del gruppo stesso. I passi avverranno in modo comunitario, mentre la prima metà del pomeriggio è libera per tutti e quindi ognuno avrà l'opportunità di dedicarsi alle proprie passioni, ai propri hobby, a giocare o a fare quello che lo rende più felice. Mentre poi nella seconda metà del pomeriggio si attivano i laboratori, quindi le varie officine dove i ragazzi poi andranno a fare tutti i lavori che preferiscono fare. E la sera invece, a seconda dell'età, si possono prediligere diverse attività, quindi si può andare a ballare, si può andare a vedere spettacoli teatrali, si può andare al cinema o si possono organizzare anche proprio rappresentazioni teatrali davanti a tutti o delle vere e proprie conferenze se si hanno delle cose da discutere o degli argomenti che si vogliono chiarire con gli altri. Una sera a settimana viene dedicata proprio all'assemblea della scuola, cioè dove vengono riportate problematiche che possono emergere, dove si può discutere tutti insieme per trovare una soluzione democratica al problema riportato. Questo stile educativo proposto a Summerhill diventa proprio il modello educativo non direttivo per eccellenza, proprio per tutti i motivi che abbiamo elencato finora.
Raccontata così, ovviamente sembra tutto molto bello, tutto molto semplice, eccetera, però Neil stesso si rende conto, vivendola ogni giorno, questa scuola di Summerhill, che tutto facile non è, anche perché molti dei ragazzi che fanno parte di questa scuola, soprattutto i più giovani, sono ragazzi difficili, sono ragazzi che non hanno regole e che non hanno rispetto per i beni comuni. E quindi per risolvere questo tipo di problematiche vengono spesso fatte queste riunioni dove in maniera democratica si discute del problema e dove in maniera democratica, dato che si deve convivere tutti insieme, si cerca di trovare soluzioni costruttive che vengano incontro alle esigenze di tutti. Ovviamente la soluzione che viene trovata al problema del momento non deve essere una soluzione definitiva, ma deve essere semplicemente una soluzione che può andare bene nel qui ed ora per quel problema. La volta successiva che si ripresenta un problema simile si farà un'altra riunione, si ridiscuterà e probabilmente si troverà una soluzione diversa, ma sempre in maniera democratica e condivisa. Bene, con questo argomento sulle assemblee il mio discorso su Neil è finito. Se avete delle domande, come al solito, vi invito a farmele nei commenti qui sotto. Nel frattempo vi saluto e vi rimando al prossimo video.